ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Voglio rinnovare il mio grazie, il mio apprezzamento per il lavoro svolto con discrezione e professionalità alla Procura della Repubblica, alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia che hanno collaborato in relazione all'evento che c'è stato il primo agosto. Abbiamo messo a punto ulteriori iniziative per rafforzare ancora l'attività di prevenzione e di contrasto nei confronti delle infiltrazioni. Poi abbiamo fatto un'analisi complessiva della situazione della sicurezza a Pescara, che complessivamente, come abbiamo detto anche in altre occasioni, denota un andamento in diminuzione della delittuosità, soprattutto ad esempio dei reati che più colpiscono e più odiosi i cittadini, come i furti e le rapine in abitazione. Come sapete, appena arrivato qui ho già fatto delle interdittive antimafia, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione. Qualche giorno fa una di queste interdittive ha avuto anche una conferma in sede giurisprudenziale, quindi lavoriamo in questa direzione senza trascurare nessun aspetto, senza allarmismi, ma senza sottovalutare. Prevenire ed evitare le infiltrazioni mafiose sul territorio è uno dei nodi centrali su cui si sono soffermati questa mattina a Pescara il procuratore capo Giuseppe Belelli, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Carlo Masci, il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il questore Luigi Liguori e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da quando mi sono insediato, ha ricordato il prefetto, mi sono occupato dei provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia. Ora però, dopo gli arresti dei presunti mandanti e killer dell'agguato al Bar del Parco, l'attenzione resta alta. Come voi sapete, ci sono più tavoli per quanto riguarda la prevenzione amministrativa, quello di cui parlo io ovviamente, non mi riferisco appunto agli episodi specifici, sono più tavoli che lavorano da appena sono arrivato qui, sul monitoraggio degli esercizi commerciali, sui trasferimenti di esercizi commerciali, sul monitoraggio dei trasferimenti immobiliari superiori a 300.000 euro e sul PNR, su diverse tipologie di attività. Chiaramente questi monitoraggi hanno prodotto delle interdittive antimafia, più altri elementi sui quali stiamo lavorando.